e sarà proprio lungo queste strade alle mie spalle dove scorrerà il pullman elettrico che collegherà il centro storico di Lecce ai viali dove la città vive la sua vita quotidiana, ma anche permetterà soprattutto all'amministrazione comunale di rendere sempre più vicino quel progetto di effettuare la ZTL H24 allargata non solo al centro storico. La proposta è arrivata in giunta da parte del Partito Democratico e adesso il comune ha avviato l'iter per far ritornare i bus elettrici nel centro cittadino. Il sindaco, a nome della maggioranza, ha fatto propria adesso in consiglio comunale la proposta del gruppo del Partito Democratico. Noi abbiamo chiesto di integrare con questo servizio complementare il trasporto pubblico locale con un servizio di lanette di minibus elettrici, proprio perché bisogna organizzare questo servizio proprio al servizio della ZTL, far arrivare le persone in maniera agevole, i turisti, i cittadini, acquirenti, utenti di servizi pubblici che non possono più utilizzare l'auto, possono e debbono arrivare nel centro storico in maniera agevole attraverso questo servizio ecologico di minibus. Quando potrebbe partire e quale sarà il costo per chi sceglierà questo tipo di mobilità? Guarda, c'è una società incaricata di Bologna che sta facendo il PEF, che è il piano economico finanziario del servizio di trasporto pubblico locale. E quindi noi affideremo il servizio SGM totalmente pubblica, speriamo entro il 30 di giugno, sia del TPL sia di questo servizio integrativo.